La valenza è quella di conoscere direttamente, incontrando anche professionisti, quella che è la realtà dei vari presidi ospedalieri e anche territoriali, perché conoscendoli direttamente e parlando con i professionisti ci rendiamo meglio conto di quelle che sono le esigenze, le necessità, l'andamento, oltre i dati che conosciamo e che ci vengono forniti costantemente. Raccogliere spunti e criticità, ma anche verificare punti di forza ed eccellenze nelle realtà del servizio sanitario. Ha fatto così tappa anche in provincia di Arezzo il tour della Commissione Sanità del Consiglio regionale. È un modo per far provare a essere più vicino possibile chi fa le leggi e la programmazione della nostra regione con gli operatori stessi. La prima visita istituzionale a Sansepolcro al presidio ospedaliero della Val Tiberina. È un ospedale che garantisce già un'attività di pronto soccorso, un'attività di medicina, un'attività di chirurgia, oltre a diverse specialità. Recentissima la nomina del nuovo primario di chirurgia ed è un ospedale su cui l'azienda punta con importanti finanziamenti, complessivamente parliamo di 10 milioni di euro per l'ammodernamento sismico, antincendio e tecnologico. È un punto di riferimento. Innegabili le difficoltà legate essenzialmente alla carenza di disponibilità di professionisti che hanno desiderio di trasferirsi in questa zona. Il tour è poi proseguito sempre in provincia di Arezzo. La commissione infatti si è spostata a Bibiena per far visita anche al presidio ospedaliero del Casentino.